27 settembre 1540, il Papa approva la Compagnia di Gesù. Promulgando la bolla Regimini Militantis Ecclesiae, Paolo III riconosce la Compagnia di Gesù come ordine religioso. Ignazio di Loyola e i suoi seguaci avevano atteso 2 anni per ottenere un riconoscimento ufficiale che permettesse loro di raggiungere obiettivi fondamentali: una maggior gloria a Dio e il servizio agli uomini e alle donne a cui sarebbero stati inviati. La denominazione Compagno di Gesù nasceva dall'intuizione di essere in compagnia del Signore in ogni momento della vita. Padre Antonio Spadaro spiega il peculiare carisma dell'ordine con queste parole: «Il nostro modo di procedere non si basa su concetti astratti, ma su un rapporto diretto con la realtà a partire dall'esperienza. Noi non scegliamo mai o Dio o il mondo, ma sempre Dio nel mondo. Il nostro sguardo di fede cerca di comprendere e contemplare come Dio opera e agisce nella realtà». Sant'Ignazio usava l'espressione «Dio è un lavoratore». Annunciare il Vangelo significa dunque per ciascuno sapere ed arrivare in un terreno nel quale Dio è arrivato per primo, e noi gesuiti lo seguiamo. Il modo di agire dei gesuiti è caratterizzato dal discernimento, cioè dal riconoscere come e dove Dio si muove nel mondo per rendere testimonianza alla creatività dello Spirito che è all'opera ovunque.